Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo video e benvenuti nel penultimo di questi Vlogmas del 2023. Quest'anno sicuramente differenti, perché per forza di cose siamo passati da due paesi diversi, un po' di casini, un po' di fuso, un po' di perdimento, un po' di persone, un po' di... Però ce l'abbiamo fatta, direi che stiamo portando tutto a casa in maniera molto discreta, ma ce la stiamo facendo. Stamattina mi sono già svegliata, ho fatto tutte le mie cose, ho preferito iniziare questo video un pochino più tardi, almeno avevo modo di editare i video che devo caricare per oggi. Ho accorpato alla fine i due video che appunto ieri mi ero persa, quindi 21 e 22 le giornate le troverete insieme, però vabbè, poco importa. Adesso è mezzogiorno e mezza, mia sorella è uscita col suo fidanzato, credo pranzeranno fuori, non ho capito. Mia madre è andata al mercato a comprare le ultime cose, alcune verdure, e io appunto stavo finendo di lavorare. Più tardi devo uscire perché devo finire di comprare le ultime cosine e anche alcune cose per gli antipasti che dovrò fare il 25 a casa dell'altra mia nonna. Però volevo farvi vedere prima di tutto cosa ho preso ieri, perché alla fine non ve l'ho fatto vedere che sono tornata tardi, da Action, che è un negozio che Giulia mi ha detto si trova a Roma, a Riccia, Tuscolana e un'altra parte che non mi ricordo. Comunque, Tufello può essere? Non mi ricordo. Comunque ho preso un po' di robina ed è un posto che costa pochissimo, cioè ragazzi, meno di Teddy, meno di Tiger, vabbè Tiger ormai folle, però assurdo. Quindi ho preso anche un po' di caramelline da portare al signor fidanzato e alcune salse, perché ripeto, costavano pochissimo, cioè tutta sta roba ho pagato 14 euro. E in più qui ho il regalino di Fra, che però dobbiamo andare a fare ancora tra virgolette, perché guardate cosa mi ha fatto il filo d'oro, questo qua, che poi dobbiamo far fondere, insomma, come si dice? Chiudere, vabbè, sul polso, e questo qua, insomma, in teoria dovrebbe rimanere lì fisso, no? Ora, lei mi ha preso questo oro rosa, però posso cambiare colore una volta che vado lì, credo io lo farò fare oro bianco, perché lo sapete, io indosso sempre l'argento. Però vi giuro, è un regalino bellissimo. Ovviamente lei me l'ha già dato perché poi non ci vediamo per Natale. Il mio regalo invece non gliel'ho dato perché ci vediamo il 26, quindi l'ho lasciato a casa di Giulia, perché viene pure lei poi lì a Santo Stefano, e quindi vabbè, poi cercherò di riprendervi qualcosa magari su Instagram, andatemi a seguire lì, così vedete cosa gli ho regalato. Detto ciò, appunto, vi faccio vedere cosa ho preso qua da... come si chiama? Action. Questi me li porto in Corea perché ovviamente non ci stanno. Sono i semini questi qua messi per l'insalata, così. Questo qua l'ho preso per mia madre perché a lei piacciono questi semini qua. Poi, salse magiche. Abbiamo questa qui, che è la Extra Hot. Non credo sarà molto hot dal colore, ma proviamo. Questa, raga, sta maionese gigante, stessa grammatura, perché questi sono 800 grammi. In Corea glielo pago 6 euro, qua l'ho pagata 3 euro, quindi ho detto, vabbè, io me la porto, bella per te. Io di solito prendo quella giapponese in Corea, però... vabbè, poi ho preso caramelline per signor fidanzato, perché queste sono le mie preferite, mi piacciono tantissimo. E queste sono quelle frizzi frizzi, quindi voglio vedere la sua reazione. Queste qua, raga, pure voglio portarmele come snack lì. Pure stavo pensando, le provo, poi se mi piacciono torno e compro qualcos'altro. Queste che purtroppo, io ho un'ossessione per gli anacardi, da portare sempre in Corea perché io adoro il chai tea, che ovviamente è tutto speziato, c'ha la cannellina, 99 centesimi. Ora finisco appunto di salvare il video, faccio la copertina e poi comincio a preparare anche il pranzo. Mi manca cucinare, quindi è il momento di cucinare. Mi ero portata la macchinetta per riprendere il pranzo, mi sono scordata la mia prima pasta al sugo. Ora stavo organizzando i pacchettini per le cose che poi dovrò spedire per le ragazze che mi seguono, i ragazzi, insomma. Infatti andatemi a seguire su Instagram perché poi lì metterò il link e potete andare a provare a prendere questi pacchettini su Vinted. Molti mi hanno detto, Ila, ma perché non lo fai tramite i direct? Selezioni delle persone che sai che ti scrivono sempre, chiedi l'indirizzo e li spedisci. Vinted è molto più facile perché crea direttamente le etichette, tutto il sistema, e quindi faccio meglio così. Per ora ho racimolato tutti questi prodottini che appunto dovrò mettere nelle box, anche perché vorrei che fossero tipo mystery, quello che prendi prendi. Ovviamente dovrò mettere il prezzo minimo di 1 euro, perché altrimenti le cose su Vinted non le puoi mettere, quindi in tutto verrà tipo forse 3 euro spedizione e tutto, ma i prodotti all'interno varranno superiori
ai 30-40. Se vi interessa, insomma, io ve lo dico un po' prima, anche perché lo voglio fare dopo di Natale, quindi intorno al 26-27 farò questa cosa. Sto facendo i pacchettini da mettere appunto su Vinted, come vi ho detto, e vorrei un po' farvi vedere una box tipo, anche se le ho già chiuse alcune e mi sono ricordata dopo. Praticamente noi quando ci arrivano dei pacchi, vedete, poi io mi tengo le box, quindi ok, e queste sono le carte, le robine. In realtà sto mettendo un po' la stessa quantità di prodotti, come vedete ho già fatto queste e ho ancora tutti questi prodottini. Qui ci vado a mettere delle cose un pochino più pesanti magari, tipo questo tonico, cioè che poi lo so c'è scritto il mio nome sopra, vabbè, comunque vi ricorderete di me. Le cremine, posso metterci anche queste maschere qui che sono appunto un pochino più pesanti. In questo caso appunto mi vado a scegliere i prodottini da inserire, vado a fare una bella box con un po' di skincare e ovviamente c'è un pensiero dietro, cerco di coordinare diciamo quello che potrebbe andare bene insieme. Quindi in questo caso abbiamo maschere, abbiamo appunto il tonico e abbiamo il siero e la crema con anche l'asciugamanino. Dopodiché qua mi vado a vedere appunto i prodotti make up che ci sono, io le colorazioni ovviamente già le so, quindi in questo caso andiamo a prendere questo qua bello scuro e mi prendo anche un Cheek and Lips e direi che questa insomma è bella piena. Ah, poi ovviamente metterò le box senza la foto, quindi ora io vi sto facendo vedere, non è che se poi volete questa, capito, dovete aspettare che vi metto la foto con la scatola dei Colourpop, questa qui salmonata. Cioè no, perché ci sarà una scritta molto neutra. Allora, sono uscita un attimo per portare un pacchettino e ho visto sull'app del Mac che c'erano i polletti a 3 euro oggi. E visto che io devo ancora provare i famosissimi qua McNuggets Spicy, eccoli qua, Spicy, ho detto perché non prenderli. Ora, stasera mi deve arrivare la pizza in realtà, però vabbè, lo assaggio, gli altri poi li porto a casa. In realtà mi sono scordata che Giulia mi aveva detto prendi anche la salsa spicy, ma la sono scordata, quindi ho preso le classiche che prendo sempre, quindi agrodolce e maionese. Quindi niente, volevo fare questo assaggio, ovviamente lo assaggio senza niente perché almeno capiamo. Mi hanno detto che non sono spicy per niente, è solo la panatura che è un po' più rossa, quindi cheers! Ah, sarà che io mangio un piccante disumano, quindi ormai per me proprio questo è zero di zero. C'è un retrogusto, ma proprio neanche minimo, proprio se te ne accorgi. Secondo me con la salsa è più spicy, perché io con la salsa l'ho assaggiata a casa di Julie. Comunque picchiava, cioè se ne prendevi una bella scucchiaiata era prepotente. Quindi secondo me piacevoli, perché io vabbè McNuggets normali, ciao, mi fanno volare. Però questi qua sono buoni, però con quella salsa secondo me sono piccanti, pezzi piccanti. Quindi insomma bella esperienza. Adesso poi vado a spedire il pacchetto e torno a casa. Mamma mia ragazzi, comunque vi posso dire, mi era sicuramente mancato guidare, ma non mi era mancata la gente che guida, cioè i pazzi. Poi io odio, ma penso chiunque, la gente che non mette la freccia. E io non so se becco tutti io, ma nessuno mette la freccia. Vi sembra normale? Non è che state da soli per strada a guidare, cioè comunque c'è altra gente. Così per dire, poi se volete guidare per i cavoli vostri, andatevene, non lo so, in un parcheggio alle 4 di mattina, magari non trovate nessuno. Detto ciò, ora riporto le chiavi a nonna e poi non so se stasera, no, ma stasera non c'è niente in TV. Quindi credo proprio che mi guarderò Il Cavaliere Oscuro, perché il primo film, cioè quello originale, io non l'ho mai visto. L'ho visto quando stavo al college. Vi ricordate quando ero andata al college a Londra? Vabbè. Però non l'ho mai finito di vedere e quindi bisogna recuperare. Facciamo vedere l'allestimento prima di Natale. Qua stanno facendo tutti i dolcini. Ecco nonnina. Che bellino. Ai bicchierini. Domani devi venire a fotografare quando è tutto bello a posto. Ma tu hai già messo il bambinello per caso? Ce l'ho messo, anche se non si dovrebbe. È già qui il bambinello. Ecco il bottino, la mia amata pizza romana. Allora, in teoria è mezzanotte. E manca 40 minuti per il film. Non credo lo finirò di vedere, onesta, sincera. Però bellissimo. Detto sono, ci vediamo direttamente al video di domani. Vi aspetto, anche perché sarà l'ultimo. Che strano dire questa cosa. Quindi vi mando un bacione ancora e ci vediamo. Ciao.